Allora, buongiorno, questa è la 17esima lezione. Io, siccome che mi sono fatto male a un polso, più che male, erano dei dolori attrusi e sono stato parecchio tempo che non potevo muovere il braccio. Adesso sono molto meglio, faccio adesso un piatto, carciofi fritti fatti in macrodonge, per una cena, un contorno, è bello. Allora, seguiamo. Metto due uova. Questa serve per la frittura. Scusi, sono 5 carciofi e 2 uova già sono sufficienti. Nelle uova metto un pizzico di sale. Un pizzico di sale e per non farli venire troppo con l'uovo ne aggiungo un po' d'acqua. Questo è un trucco, no? Sì. Batto bene un po' d'acqua, il sale e 2 uova. E 2 uova. Faccio solo 5. I carciofi stanno qua nell'acqua tagliati. Sono 5. 5. Adesso prendo il carciofo e li passo nella farina. Li riempio, volto e giro con la farina. Come vedete in fondo, e non mi ha chiamato perché sennò lo riprendevamo anche la crostata. Sarà per un'altra volta. Dove li stai mettendo? Nel... Adesso voltate e girate nella farina, li passo dall'uovo. Sul fuoco già ho messo l'olio da 5 minuti. Forse non è forte, io metto il carciofo passato dall'uovo, prima dalla farina e poi dall'uovo, in modo che si devono cuocere anche nell'olio. Con la forchetta nell'olio di giro, in modo che vengano cotte bene uguali. No, questo è un piatto che piace molto a chi? A tutte. L'ho preparato per svariate cene ed è stato apprezzatissimo. Infatti è vero, c'è un kill, parecchia gente mi ha chiesto la ricetta. A questo punto sono già pronto. Quanti minuti sono passati? 10 minuti, massimo 15 minuti. Forse va così di meno, ma no. Non solo 9 minuti. Dipende anche dalla carciofo, se è tenero. Perché più è tenero e sta di meno minuti. Di meno tempo. La provoce per metterlo sui carciofi. Faccio, ho pulito 2 spicchi di aglio. Sì.
quest'anno l'ago questa è la menta, la mentuccia. Mentuccia di casa. Mentuccia. E la metto dentro. Poi metto mezzo bicchiere di aceto. Quello è aceto, eh? Questo è aceto bianco. E lo metto sul fuoco a bollire. Qua dentro metto in ordine i carciofi fritti. E come mai? Perché sopra devo mettere. Perché sopra devo mettere l'acrodotto, il sugo dell'acrodotto, in modo che sono, si insaporiscono qua dentro. Se sto bene e questi amici vogliono venire, io gli offro il pranzo e facciamo delle fettuccine al forno e poi vediamo qualche anno. C'è un invito a chi ci sta ascoltando. Invito a chi mi sta ascoltando che preparo. No, non fai questi inviti che secondo me adesso più arriveranno a pioggia. Vabbè, gli sono soli. Che tenga giù. Allora, questo è mezzo bicchiere, ho messo mezzo bicchiere e metto questo vincotto fatto in casa. Vincotto? È un vincotto fatto in casa, che è dolce, e lo aggiungo nell'aceto con la menta e con l'aglio che ho fatto prima. Lo faccio allora bollire per poco, che si insaporisce. Adesso è già fatto l'acrodotto, che già si sente il profumo. Lo metto sopra ai carciofi fritte e messi in ordine. E si può lasciare. Così si possono tenere pugliese, durano. E si possono servire, il piatto è servito, si possono servire come si vuole. Freddo, caldo, come si vuole. Ah, il piatto è finito. Piatto è finito. Appuntamento alla 18ª lezione, se Dio vuole. Mamma mia!